Sono 35 minuti trascorsi dopo le 20. Nata 5 anni fa come comitato Donne e Mamme Musulmane della Liguria, poi ufficialmente divenuta dal febbraio 2011 Associazione Donne e Mamme Musulmane Ollus, regolarmente registrata alla Regione Liguria. Ma cosa si prefigge questa associazione, questa Ollus? Noi lo chiediamo al presidente della stessa, che è la signora Amina Umsamir, presidente Associazione Donne e Mamme Musulmane Ollus. Amina, buonasera. Pronto, buonasera a voi. Grazie per aver accettato il nostro invito, Presidente. Grazie a voi. Allora, vorrei un attimo sottolineare una cosa importantissima. Io non sono il presidente dell'associazione. Meglio, di questi tempi è meglio non avere cariche. Sono il presidente della sezione locale che io ho portato qui dove abito, ad Argenta, in provincia di Ferrara. E come no? Io ricordo un reportage fatto a Bocca Leone d'Argenta a metà degli anni 2000, quando c'erano i resti delle ossa a Bocca Leone, si dicevano che erano resti umani della guerra civile, sì. 45-47, come no? Ma pensa, c'è un tiro di schioppo. E allora, Amina, fatti fare un saluto ancora più speciale e sentito, perché quella è una zona, mi dicono amici che vi risiedono, sì, fortemente toccata dal terremoto che ha colpito l'Emilia. Purtroppo siamo circondati dalla devastazione. Qui dove abitiamo noi, grazie a Dio, il terreno è stato un attimo più clemente, le costruzioni un poco più solide, però ripeto, siamo circondati dal bisogno, dalla necessità di tante persone. Immagino. Italiane e non, che hanno subito questo dramma, purtroppo. Allora Amina, grazie alla nostra Michela Di Maso, il nostro capo redattore, sì, ringrazio anch'io. Avendo avuto l'altro giorno ospite chi ci parlava di infibulazione, un grandissimo luminare che ci parlava, perché lui pratica la infibulazione. Abbiamo ovviamente avviato questo nostro canale per parlare prioritariamente di questa pratica terribile che è l'infibulazione. La vostra associazione cosa si prefigge tra i suoi scopi? Allora, in effetti noi, ripeto, come hai già detto tu poc'anzi, noi siamo nati 5 anni fa come comitato di donne e mamme musulmane, poi ufficialmente siamo divenute un'associazione ONLUS, regolarmente registrata alla Regione Liguria, con la quale cerchiamo di aiutare, di favorire l'integrazione, ma nel senso lato del termine, perché noi siamo a prevalenza italiane, ritornate all'Islam, quindi l'integrazione non è che ci riguardi poi tanto, però il fatto di farci conoscere, di aiutare le donne immigrate, ma anche nel parlare, nel saper parlare la lingua italiana, organizziamo degli eventi socioculturali, interreligiosi, proprio per favorire l'invito al vero Islam, questo Islam che è così martoriato, così distorto dai media, da testate giornalistiche e da paure infondate, in effetti. Il diverso diventa tale quando abbiamo paura di noi stessi, secondo me. Poi ci mancherà. E quando non lo si conosce. E quando non lo si conosce, soprattutto. Poi leggo cose assolutamente strambe a riguardo. Mi diceva proprio Michela Di Maso che voi combattete ovviamente da un punto di vista dell'attività associativa e culturale questa pratica ignobile che è l'infibulazione, che tra l'altro mi diceva, per aver acquisito da te elementi assolutamente facondi, che l'Islam non richiede assolutissimamente in nessun passo suo stesso l'infibulazione. Assolutamente no, assolutamente no. Ma allora chi fa queste pratiche, Amina, che sono pratiche di una barbaria, di una cattiveria unica? Chi sono questi maledetti? Allora, diciamo che l'infibulazione in se stessa è una pratica che risale addirittura all'epoca degli Egizi, infatti è una pratica strettamente diffusa nella fascia equatoriale, dove il caldo è torrido e quindi anche gli ormoni, gli sbalzi ormonali della donna specialmente, sono soggetti appunto a cambiamenti veloci, radicali. Per contenere l'onore della famiglia, per poter sedare insomma istinti che la donna poteva accrescere appunto con la temperatura elevata del luogo, ecco che rifacevano a questa pratica barbara. Quando il profeta Mohammed, pace su di lui, è arrivato, e quindi con l'avvento dell'Islam erano già in corso questi atti barbari, queste mutilazioni appunto femminili, lui diciamo che ha ridotto notevolmente, perché nell'Islam l'intesa, la gioia fra una coppia, nell'unione fra gli sposi, è messo nota di molto conto, e anche il benessere della donna stessa.
Quindi l'infibulazione è praticata in questi paesi, cui le Filippine, anche il Brasile, lo Sri Lanka, sono tantissime, e non sono solo i musulmani a praticarle, bensì sono anche, per dirti, nel Perù, nel Messico, abbiamo anche gli ebrei che adottano questa pratica, quindi non ha nulla a che vedere con l'Islam. Noi appunto come associazione ci dissociamo appunto perché insegnamenti non hanno nessun fondamento su questa asportazione della natura umana. Infatti nessuna religione potrebbe indurre una persona... Perdonami Amina, perché già ho visto una luce che si è accesa, ovviamente qui aperto a tutti, magari intervengono anche dalla comunità ebraica. L'infibulazione è una pratica ebraica? No, non è una pratica ebraica, però risulta che anche delle comunità, perché anche nella comunità musulmana, nella comunità cattolica, abbiamo delle particelle, ecco, che magari si distaccano usando certe pratiche che non risalgono appunto alla loro fede, al loro culto. E perché gli ebrei fanno la circoncisione maschile, e io volevo arrivare con te a quella che è la circoncisione femminile. Correggimi se sbaglio, sarebbe una riduzione clitoridea, giusto? Sì, la circoncisione femminile addirittura sarebbe anche un leggero taglio, perché come disse il profeta dell'Islam, Mohammed, pace benissimo su lui, disse di far praticare questo leggero taglio al fine di far uscire 7 gocce di sangue. Quindi se vogliamo è un intervento simbolico, assolutamente diverso dall'aggressione che si ha subendo un'infibulazione al giorno d'oggi. Col massimo del rispetto, non sono assolutamente d'accordo con questa pratica, però per l'amor del cielo, sono una persona così aperta. Ma poi non è nulla di obbligatorio, non è nulla di, la circoncisione maschile potrebbe essere obbligatoria, ma quella femminile no. E l'infibulazione femminile, quindi la mutilazione dei genitali femminili, è proprio un qualcosa che non appartiene all'Islam. Senti, prima di salutarti, Amina, di ringraziarti per questa opportunità, perché poi l'Altra Italia, il titolo o il sottotitolo di questa trasmissione, il titolo è Overture, ci dà modo anche di capire meglio i cosiddetti nuovi italiani. Sì. Secondo te, se tornando magari... incontri dopo 10 anni un'amica che non vedi appunto da questo turno di tempo e ti dovesse domandare come sono gli italiani, sono razzisti, hanno pregiudizi, come ti trovi, qual è il tuo giudizio sul nostro paese e sul nostro popolo? Guarda, io ritornando all'Islam appunto, diventando musulmana, ho imparato proprio a non giudicare, sai? Io conosco persone che mi hanno voltato la faccia dal mio ritorno all'Islam. Perdonami, ma perché tu non sei... di dove sei, Amina? Napoli, io sono napoletana. Ma grande Amina, la più bella del mondo. Guarda che di razzismo io ne vedo tante, ne subisco anche. Come parlo, non riuscivo a capire questa inflessione, dico, senti come parla bene, sembra una marocchina trapiantata a tor tre teste, invece no. Con l'accento norvegese. Sei il jamesenese, quindi tu sei diventata musulmana. Certo, io sono ritornata all'Islam, come mi piace dire, da più di 10 anni. E ti dirò che guarda che l'Islam è un qualcosa di meraviglioso e vorrei che veramente se ne parlasse molto 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 di più, dissociando appunto queste pratiche di qui sopra, di cui abbiamo parlato, dal vero Islam, dai veri insegnamenti e dalla reale condizione della donna, che guarda, la donna nell'Islam è una regina e guai, nessuno mai la regina, aspetta, io sono stato in Marocco e ricordo... Una cosa che mi colpì davvero, questo mi colpì molto, è che io andai in Marocco con tutte le preoccupazioni, andammo eravamo 4 disgraziati, ho detto mi raccomando, dico, non incappiamo in qualche errore d'approccio, i marocchini ci tagliano le palle, passami il termine. In realtà io trovai un mondo femminile assolutamente emancipato, io parlo delle grandi città e ci mancherebbe. Sì. Io ad Agadir, a Marrakesh, a Rabat trovai delle comunità e una società femminile meravigliosa, ma di gran lunga scafata, e la figura dei provincialotti e dei tonti la facemmo noi. Le stesse amiche, ricordo su tutti, Fatima ci disse però attenzione, perché noi siamo comunque la fascia nordafricana più cittadina,
non crediate che questo sia lo status di tutto il mondo arabo e di tutto il mondo musulmano al femminile. E sicuramente quell'approccio ci fece conoscere un mondo assolutamente emancipato. Quindi ricordo. Quello che noi abbiamo conosciuto, noi ritornati all'Islam, studiando il vero Islam e non ascoltando Ma e perché sei seguendo il ritornata, Maghrebia. Amina, però perdona, perché sei ritornata all'Islam? È un passaggio che tu tendi a sottolineare. Perché? Che significa? Te lo chiedo con Questo curiosità, termine, eh? perché tutti, la religione, Dio ci insegna che ogni bambino che nasce, nasce con quella propensione naturale a riconoscere un Dio unico, il suo unico creatore, perché un creatore, già se ce ne fossero due, sarebbe già un caos nell'universo, no? Quindi il bambino, ecco, ha questa predisposizione. Va Crescendo, bene. la società, la posizione geopolitica, la cultura, si diventa buddisti, Ma si tu diventa arrivi cristiani. all'Islam perché ti sei sposata a un musulmano? Ma pensa che io ho sposato un musulmano, volevo convertirlo al cristianesimo perché io prima ero cattolica praticante. E lui ti ha convertito all'Islam. No, lui non, mi sono convertita da Da sola, sola, pensate, da da sola, da sola. sola, proprio studiando, cercando, scoprendo. Ed è un mondo bellissimo, meraviglioso. Io vi Amina. ringrazio per Grazie a l'opportunità, te, ma sai. te figurati, poi sono convinto che ci risentiremo nel corso della stagione radiofonica. Adesso Me lo cogliamo auguro. l'occasione per farti un grandissimo saluto. Grazie a E tutti, come, grazie, buon aspetta, aspetta, lavoro. aspetta un attimo, Dimmi, certo sì. Inshallah, come si dice? Inshallah. Inshallah, inshallah, se Inshallah. Dio vuole. Perfetto, sei bravissimo. Inshallah. Grazie David, Grazie a grazie te, di ciao tutto. Amina, ciao, Buonasera, buona ciao, serata, buona buonasera. serata.